apriamo questa serata con il nostro format esclusivo, il CEO Summit, con un titolo che sicuramente vuole essere un monito di speranza e che ben si associa proprio alla ripartenza anche degli eventi fisici come quello di questa sera. Il titolo è «Le eccellenze raccontano la ripartenza, casi di successo per un nuovo rinascimento del sistema Italia». E sentiremo veramente dei casi di successo che possono rappresentare dei fari e che possono dare anche in qualche modo delle ricette per ripartire alla grande. Cominciamo a invitare quindi sul palco i relatori. Invito Massimo Romagnoli, CEO di Progresso APM Consulting. Li chiamiamo uno dopo l'altro, potete accomodarvi qui con noi. Gabriele Giuliano, co-founder, CEO, Tutord. Eccoli che stanno arrivando. Marzia Baldassarre, titolare dello studio legale Baldassarre, amministratore SLB Trust Company. Maria Cafasso, CEO consulente del lavoro. Michele Grazioli, presidente e founder di Vedrai. Infine Costanza Barbara Tarola, Head of Brand Advertising and Content Management Italy, Enel. Eccoli che stanno, prego, accomodatevi. Ora Giacomo, ti congedo per un istante. Io quindi posso andare? Tu puoi andare, però pronto perché poi partiamo con le premiazioni. Io mi accomodo centrale. Eccoci qui, ci siamo tutti quanti. Allora, avrete una bella responsabilità questa sera, in senso assolutamente positivo, perché appunto dobbiamo cercare di dare, come dire, ancora più ottimismo a questa ripartenza, capire come dopo un anno effettivamente molto complicato, anzi più di un anno, si debba guardare al futuro sempre con il sorriso. Allora, io partirei dall'onorevole Massimo Romagnoli, CEO di Progresso APM Consulting, società di consulenza leader nei settori dell'europrogettazione, degli affari europei, dell'attività di lobbying e dell'export management. E partirei proprio, poi sarà una domanda che rivolgo a tutti, chiedendo di raccontare il proprio caso di successo, come è stata attraversata un po' questa fase nell'ambito di riferimento di cui parliamo. Grazie dottoressa. Intanto volevo ringraziare per il gentile invito e soprattutto volevo complimentarmi per l'organizzazione, perché avete organizzato in modo eccellente tutto l'evento e sono altresì felice di poter raccontare la mia realtà imprenditoriale che rappresento in una bellissima cornice come questa location, ma soprattutto a Milano, perché per me Milano rappresenta l'eccellenza, la città per l'eccellenza dell'imprenditoria italiana. Pertanto sono anche felice di poter condividere le mie idee con altri imprenditori italiani e vorrei cominciare dal fatto che per quanto mi riguarda l'ultimo anno e mezzo è stato un anno e mezzo difficile, perché gli eventi che sono successi ci hanno trovati un po' impreparati. Abbiamo cambiato il nostro modo di vivere, abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare, abbiamo cambiato le nostre abitudini, le nostre priorità. E per quanto mi riguarda, e penso anche per molti di voi, è stato difficile poter accettare questa realtà. Una realtà che ha scombussolato tutte le nostre vite. Però il nostro spirito ottimismo, che ci ha sempre in qualche modo contrassegnato, ha fatto in modo di poter, oserei dire, controllare la ripartenza in modo positivo. La Progresso APM Consulting è una società di diritto belga con sede a Bruxelles, che mi onoro di presiedere, si interessa principalmente della consulenza nella gestione dei fondi europei, un settore che è stato anche questo intaccato dalla crisi, e proprio per questo motivo tutti noi di Progresso non abbiamo fatto altro che concentrarci su tutte le azioni che potessero in qualche modo aiutare le aziende a svilupparsi a livello economico e sociale con una ripresa importante. Naturalmente non si è fermata neanche l'Unione Europea. Non si è fermata l'Unione Europea perché ha cercato di dare impulso a tutti i negoziati, ha cercato di dare impulso a tutti i programmi pluriennali finanziari 2021-2027, addirittura rafforzandoli, mettendo un nuovo strumento finanziario denominato New Generation, e ha cercato con questo
di dare una risposta alla crisi in generale e alle conseguenze di questa. Naturalmente io, come tanti imprenditori, o prima o poi si aspettavano una ripresa economica. Certo. E questa ripresa economica mi ha in qualche modo coinvolto, perché il succedersi degli eventi nella città di Bruxelles, nella capitale europea, ha fatto in modo di dire: Massimo, devi cercare con un orgoglio resiliente di rafforzare la nostra azienda. E quello che ho fatto è rafforzare con nuove figure giovanili la mia azienda, per poter dare delle giuste risposte affinché tanti cittadini europei, tante imprese europee potessero accedere ai fondi europei proprio per la loro ripartenza. Certo. Questo è stato, diciamo così, il modo in cui noi abbiamo affrontato la nostra ripartenza, e sono certo e consapevole di aver preso le scelte giuste, perché se non avessi preso queste scelte oggi non potevo essere qui a raccontarvi, certo, la ripresa economica della Progresso. Beh, insomma, la rivisitazione del business, che è un po' il punto di partenza, ha previsto, no, l'ampliamento anche degli orizzonti, cercando di fare proprie, vostre in questo caso, le potenzialità che sono arrivate anche attraverso i fondi, comunque dalle istituzioni, no? Bello anche questo legame comunque tra l'impresa e l'istituzione, che deve essere assolutamente fondamentale, importantissimo. Stessa domanda, Gabriele Giuliano, co-founder e CEO di Tutor, che è il punto di incontro digitale tra studenti, giovani, laureati e aziende. Anche qui abbiamo tanti attori, diciamo, che in questo momento diventano cruciali. Molteplici multinazionali e grandi gruppi aziendali hanno scelto Tutor, trasformando in digitale i propri processi di talent acquisition. Allora, Giuliano, stessa cosa, il caso di successo e cosa è accaduto proprio in questa fase. Grazie mille per l'invito e per l'opportunità. Ci tengo a sottolineare anch'io l'entusiasmo di questa serata, perché non è assolutamente scontato essere qui dopo tutto quello che abbiamo attraversato e rifare finalmente un evento di questo tipo. Quindi grazie mille all'organizzazione. Siamo felicissimi di essere qui. In breve racconto un po' che cosa fa Tutored, e poi sì, un po' più approfonditamente come siamo non solo sopravvissuti al periodo, ma addirittura siamo riusciti a crescere, ed è quello che vogliamo fare costantemente. Allora, Tutored è una startup italiana. Per raccontare una startup si parte sempre dal problema che vuole risolvere all'interno del mercato. Noi siamo, nel gergo, una two-sided platform, dove gli studenti universitari e i giovani laureati incontrano le aziende in via digitale. Quindi mettetevi un po' nei panni dei dipartimenti di risorse umane nelle aziende dove lavorate, e oggi in Italia, per attrarre giovani talenti, bisogna prendere accordi con un numero di università, utilizzare un numero di pannelli di controllo per pubblicare un annuncio di lavoro. Benissimo, la soluzione di Tutored è molto chiara. Il nostro obiettivo è quello di creare una community digitale che oggi conta più di 500.000 giovani talenti iscritti da tutte le università, dove le aziende possono creare dei contenuti, i cosiddetti contenuti di employer branding e recruiting, e targetizzare i propri annunci di lavoro, eventi digitali e articoli solo esclusivamente negli atenei e nei corsi di studio dove l'azienda vuole fare proprio un'attività di talent acquisition. Quindi, da una parte abbiamo gli studenti che, come dire, no, si stanno per approcciare al mondo del lavoro e sono un po' spaesati, perché appena completato i tuoi esami hai avuto un percorso accademico brillante, ti sei impegnato tanto e dici: adesso dove vado a lavorare? Perfetto, con Tutored, tramite il tuo account, hai la possibilità, con l'algoritmo di Tutored, di conoscere tutte le aziende che stanno cercando un profilo come il tuo. E non solo tramite un annuncio di lavoro, ma tramite, ad esempio, eventi digitali. Quindi comprendere non solo il servizio, non solo il prodotto dell'azienda, ma il luogo di lavoro. Tutto questo online. Come potete immaginare, durante il Covid... Un database enorme, peraltro, no? Con un sacco di informazioni disponibili. Esattamente, e divulgato in tutta Italia, in tutte le università. Nel periodo Covid, ecco, la startup di base nasce senza soldi, con problemi. Certo. E si dice sempre che l'execution è l'aspetto più importante. Quindi nel periodo della pandemia ci siamo ritrovati in un nuovo ostacolo, un nuovo muro,
In questo momento è un momento di happiness all'interno di Tutored, perché vediamo che le aziende hanno ripreso tantissimo a creare vacancies, annunci di lavoro, opportunità di carriera per tutti i giovani laureati di profili differenti, economico, ingegneristico, studi umanistici. Quindi vediamo anche noi dai dati come veramente la ripresa esiste anche nel mondo dei cosiddetti Generation Z. Ottimo, beh, benissimo, facciamo anche qualche applauso se vogliamo, perché è importante proprio anche riuscire a recepire queste nozioni che questa sera arrivano e la ripartenza naturalmente riguarda tutti i settori, no? Quindi andiamo adesso sul settore legale. Marzia Baldassarre, avvocato titolare dello studio legale Baldassarre Amministratore SLB Trust Company. L'avvocato Marzia Baldassarre opera nelle principali aree del diritto attinenti sia alle persone fisiche che alle imprese, fornendo consulenza e assistenza nella fase stragiudiziale e nel contenzioso. Perciò, insomma, stessa domanda. Il caso di successo, se c'è una ricetta che possiamo in qualche modo mettere sul tavolo questa sera e come avete attraversato questa fase. Dottoressa, e anche io mi unisco ai ringraziamenti dei colleghi in questa splendida cornice particolarmente affascinante. Ha perso un bottoncino intanto, okay. Guardi, ecco qua. Lo lasciamo lì. Poter confrontarmi insomma nell'esperienza professionale. La mia ripartenza ha una data, il 2 ottobre di quest'anno, perché darò appunto alla luce un bellissimo progetto innovativo nel suo genere ed unico, che è la fondazione di una factory legale. Una trasformazione di un capannone industriale in un ambiente di lavoro completamente ecosostenibile che si alimenterà di energia propria, all'interno verrà utilizzato un protocollo plastic free, tutto il materiale sarà materiale riciclabile, in cui si svolgerà l'attività principale dello studio legale, che è quella della protezione del patrimonio e del trust. All'interno della factory verranno sviluppati dei dipartimenti specializzati, quali quelli relativi al design, al fashion, al diritto digitale. E la cosa particolare che caratterizza proprio la factory è l'innovazione e la tecnologia. In house svilupperemo alcuni servizi per il cliente che sono rappresentati nell'intelligenza artificiale, nella blockchain, e sarà appunto un'occasione di inizio intraprendente appunto ed unica. Inoltre all'interno svilupperemo quello che io definisco il buon lavoro, perché all'interno della factory ci sarà un ambiente di comfort anche per i miei collaboratori e dipendenti, perché laddove si può sviluppare in un open space le idee e poterle mettere a confronto, secondo me lì c'è una crescita e, certo, e una modalità originale per poter trarre vantaggio tutti. Quindi innovazione, vi ha, sì, un po' guidato l'innovazione. E tecnologia, beh, che sono, sì, assolutamente parti, okay, dello stesso pacchetto, no? Che già erano comunque insomma utilizzati, però che hanno ricevuto questa accelerazione incredibile. Complimenti. Grazie. Naturalmente anche a lei. Passiamo alla dottoressa Maria Cafasso, CEO e consulente del lavoro dello studio Esterino Cafasso. Lo studio specializzato nell'offrire servizi di consulenza in materia di diritto di lavoro e legislazione sociale per tutte le tipologie aziendali. Naturalmente chiediamo anche a, appunto alla dottoressa Cafasso di raccontarci quello che è accaduto in questo anno. Buonasera. Mi unisco ai colleghi per i ringraziamenti, complimenti per la meravigliosa location. E il mio caso di successo è estremamente recente, perché io da poco, da circa 2 anni, ho preso le redini quale CEO dello studio Esterino Cafasso. È uno studio che io ho ereditato dal mio papà, è uno studio di famiglia, quindi che è nel campo della consulenza del lavoro da circa 40 anni. E quindi con molto orgoglio e commozione sono qui.
è uno studio che si occupa della consulenza del lavoro a 360 gradi offre anche consulenza di natura legale e comunque supporta le aziende su tutti gli aspetti. In realtà noi abbiamo intrapreso una grande sfida nel periodo della pandemia, perché in realtà grosso modo io mi sono insediata proprio quasi contestualmente, quindi confesso che non è stato un periodo semplice. Il cognome è un cognome, consentitemi il termine, ingombrante, per cui voglio dire per me è stata una grossa sfida. Però la voglia di andare avanti, la fame di sapere, la passione mi ha sorretto in maniera determinante, per cui ho ampliato lo studio, ho creato altre realtà e ho fatto investimenti in campo tecnologico, perché ho voluto essere sempre più vicina alle nostre aziende, non ho voluto mai far mancare il nostro apporto e supporto in questo periodo estremamente difficile, dove per gli studi di consulenza il lavoro è estremamente aumentato. Abbiamo avuto anche periodi di super lavoro, perché le normative che si sono succedute sono estrate molto anche frammentarie, non sempre chiare, ma abbiamo retto il colpo in maniera encomiabile, e quindi sono molto felice di essere qui e dedico sicuramente questa mia presenza al mio caro e adorato papà. Direi di sì, complimenti. Poi lei ha nominato proprio anche un tassello importante, la vicinanza, no? Ecco, sì. L'applauso per lei, la vicinanza a chi ha avuto bisogno effettivamente in questo periodo, sì. Che ha portato poi il lavoro a essere anche importante. Sì. Ottimo. E adesso c'è un altro tema che ritroveremo con il prossimo ospite, che di cui si è parlato tanto, di cui si parlerà sempre di più. Michele Grazioli, presidente e founder di Vedrai, realtà specializzata nello sviluppo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Questa, insomma, è la parola chiave. Sì, allora... È una domanda difficile, no? No, insomma... Però caso di successo secondo me è presto per dirlo, quindi insomma io racconterò quello che facciamo, poi vedremo i numeri se ci daranno ragione, perché io sono un matematico, quindi sempre meglio andarci cauti. Ok. Allora io dico di essere un po' un vecchio dell'intelligenza artificiale, nel senso che me ne occupo ormai da 13 anni, quindi molto prima che finisse su tutti i giornali e su tutti i media. E me ne sono occupato in diversi settori, ho avuto diverse aziende nel mondo dell'intelligenza artificiale, principalmente attive in settori industriali, manutenzione predittiva e qualità predittiva, e nel settore bancario. Poi a un certo punto della mia vita ho cominciato a domandarmi cosa voglio fare da grande, cioè voglio continuare ad applicare tecnologia giusto perché mi piace farlo, o voglio risolvere dei problemi concreti del mondo da cui vengo, e da qui nasce Vedrai. Quindi ho venduto le mie altre aziende e lo scorso anno abbiamo avviato questa azienda, che vuol fare una cosa molto semplice, cioè vuole portare una tecnologia complicata che ha avuto un pessimo ufficio stampa negli ultimi 20 anni alla piccola e media impresa italiana. Quindi per portare una tecnologia complicata ai molti che non hanno forse le conoscenze e le competenze per poterla approcciare con i canali tradizionali, è necessario riuscire a semplificarla, e soprattutto è necessario concentrarsi su problemi che sono comuni per le aziende. Quindi noi ci concentriamo sul processo decisionale, quindi creiamo dei consulenti virtuali che si installano in un'azienda e automaticamente imparano a consigliare un certo tipo di decisioni agli imprenditori per ridurre il rischio rispetto a quello che devo prendere come decisione. Abbiamo cominciato, cioè siamo stati fondati a maggio del 2020, abbiamo cominciato a fine ottobre, e negli ultimi 2 mesi del 2020 abbiamo fatto circa 1 milione di EBITDA, quindi siamo una startup un po' atipica. Quest'anno stiamo crescendo
molto, molto velocemente e puntiamo a fare degli ottimi risultati. Ma in realtà il vero caso di successo di un'azienda come la nostra sono le persone, perché eravamo in tre ad ottobre e tra l'altro mi fa piacere che siano lì al tavolo 8, che se la ridono, però insomma guardateli che si mettono in imbarazzo. Adesso siamo più di 50 e saremo un centinaio entro fine anno, quindi con un'età media di 26 anni e mezzo è bello anche riuscire a fare dei numeri, riuscire soprattutto ad avere un obiettivo che va oltre il mero aspetto economico, ma farlo in Italia e farlo tra giovani che possono per una volta dire la loro e insegnare qualcosa a quelli che hanno qualche anno in più. Beh, visto che diceva è bene basarsi sui numeri, già dei numeri importanti li ha portati, insomma, da matematico ammetterà che già partire così, con questo ampliamento, con questi numeri che danno soddisfazioni. Ora, poi, rimaniamo sempre, no, sul chi va là di dire quello che ha detto prima, il caso di successo lo vedremo tra un po', però credo che sia un buon punto di partenza. Sì, certamente, però si può far sempre meglio. Vabbè, ma quello sì, ma infatti sicuramente l'anno prossimo ci verrà a raccontare che ha fatto ancora meglio, sono sicura. Grazie per la testimonianza. Costanza Barbara, con applauso. Costanza Barbara Tarola, Head of Brand Advertising and Content Management Enel Italy. Naturalmente Enel è uno dei principali operatori globali nei settori dell'elettricità, del gas e dei servizi integrati, quindi cambiamo ulteriormente ambito. Enel come azienda penso non abbia bisogno di presentazioni, chiaramente essendo un'azienda molto grande e presente in tante geografie, noi abbiamo avvertito particolarmente il tema della pandemia, anche perché di fatto tutte le nostre geografie, dall'Italia alla Spagna all'America Latina, sono state proprio quelle più colpite tuttora dal Covid. Come tutte le grandi aziende ci siamo letteralmente ritrovate dall'oggi al domani, nel vero senso della parola, a dover modificare innanzitutto il nostro modo di lavorare internamente. In Italia noi siamo 30.000 persone, circa la metà dei colleghi, a cominciare da me, dall'8 marzo famoso dello scorso anno lavoriamo in smart working, quindi continuare a fare il nostro lavoro senza incontrarci, senza vederci. Io ho dei colleghi, dei collaboratori che non ho mai incontrato di persona, quindi sono felicissima di partecipare a un evento come questo in cui finalmente siamo i primi che incontra, allora ancora più bello trovarci qui a rincontrare fisicamente. Già questo, come dire, è, no, un segnale della ripartenza. Quello che noi abbiamo cercato di fare, parlo ovviamente per il mio ambito, che è quello della comunicazione, è stato quello di continuare innanzitutto a comunicare, ovviamente adattando la comunicazione a quel momento storico e anche usufruendo dei mezzi che avevamo a disposizione. Tutto ciò che era fisico lo abbiamo dovuto trasformare in digitale, che si trattasse della comunicazione interna, che si trattasse degli eventi. Tutto dall'oggi al domani si è trasformato in digitale e la tecnologia, l'innovazione ci è stata veramente di grandissimo, grandissimo aiuto. E, cose anche, diciamo, semplici, consuete, tipo girare uno spot, non abbiamo più potuto farlo per la normativa che c'era. Abbiamo risolto riciclando vecchi spot, usando le banche immagini, ma continuando a comunicare, perché comunque un'azienda come la nostra ha anche una responsabilità verso i clienti, verso tutti gli stakeholder, certo, verso il paese stesso, e ci sembrava opportuno manifestare la nostra presenza. È chiaro che abbiamo adattato la modalità di comunicazione, anche i messaggi, che sono diventati messaggi fondamentalmente di caring, di vicinanza al cliente. Devo dire che per ora i risultati ci stanno premiando, perché continuiamo ad essere un brand in cui i clienti, gli italiani in generale, ripongono molta fiducia. Addirittura nella classifica del brand, cioè dei brand, del valore dei brand, abbiamo guadagnato una posizione anno su anno, quindi vuol dire che i messaggi che
abbiamo trasferito o sono arrivati ai nostri clienti e in generale a tutti i nostri referenti, certo, che sono molto variegati ovviamente. Beh, ma infatti l'eccellenza soprattutto in questo momento è questa, che poi è emersa dalle parole di tutti, cioè al di là di essere riusciti a resistere, però essersi reinventati anche con i mezzi a disposizione. Io credo che in generale la bravura sia proprio riuscire a fare delle cose belle, magari anche con pochi mezzi a disposizione, però riuscendo ad assemblarli bene, no? E quindi a essere propositivi anche in questo senso. L'ultimo giro da parte di tutti i relatori, ripartiamo dall'onorevole Romagnoli, vi chiedo, prima poi di dare il via alle premiazioni della serata, in un minuto, una frase, secondo voi, quale potrebbe essere la frase che rappresenta la ripartenza? Quindi, quella che vi viene in mente. Per me è investire su giovani, che siano questi giovani ambiziosi con la voglia di crescere. Ormai stiamo attraversando questo periodo di crisi, non è stato attraversato del tutto, come diceva Verità, come diceva lui, no? E quindi è vero, non è completamente attraversato, però io ho fatto una mia frase, la politica della mia azienda: il passato non possiamo cambiarlo, ma il futuro sì. Giustissimo, complimenti. Gabriele, Giuliano. Credo che in questo momento arrivano sempre frasi banali, no? Però poi le frasi banali bisogna trasformarle in pratica. Secondo me trasformare i problemi in opportunità. In questo momento sicuramente qualsiasi azienda o qualsiasi individuo, dallo studente al manager, ha o ha avuto dei problemi. Trasformarli in opportunità, di conseguenza rimettersi in discussione, che vuol dire fare un reskilling, cambiare metodologia, cambiare modello di business, qualsiasi cosa, ma trasformare questi problemi in opportunità. Verissimo anche questo, complimenti. Avvocato Marzia Baldassarre. Sì, per me la sfida è trasformare la concezione tradizionale di studio legale in una vera e propria azienda legale che coincide nella factory di cui parlavo prima. Certo, ampliarla, no? Ancora di più, non essere troppo rigidi nelle considerazioni. Dottoressa Maria Cafasso. Per me, quindi per lo studio, per noi, sicuramente competenza, innovazione, perché noi ci consideriamo dei consulenti che vogliono guardare lontano, e quindi per questo motivo io anche in questo periodo ho introdotto nella mia azienda tanti giovani, affinché loro potessero creare in noi un orizzonte nuovo, un ampliamento di quelli che possono essere gli orizzonti, la visuale, le tecnologie, e certo, portassero una ventata di freschezza. Beh, poi lei ha parlato di tradizione, no? Guardando indietro, ma di la innovazione. La tradizione, esatto, si è sposata con l'innovazione. Esatto, ecco, esatto. Perché abbiamo cercato in questo periodo di unirli. I due aspetti. Che è sempre il binomio perfetto. Michele Grazioli, stessa cosa chiedo a lei. Secondo me la frase del periodo è rimettersi in gioco, perché sento molti imprenditori che mi chiedono quando il mondo tornerà ai livelli pre-Covid, ma la realtà è che non tornerà mai ai livelli pre-Covid, perché c'è stato un mondo prima del Covid e ci sarà un mondo che è partito in questi mesi, che andrà avanti dopo. Quindi continuare a fare le cose come si facevano prima è il peggior modo per affrontare questa nuova situazione. Ottimo, assolutamente sì. Costanza, Barbara Tarla. Io più che una frase mi vengono in mente due parole: una è resilienza e l'altra è cambiamento, collaborazione. Noi abbiamo cambiato il nostro purpose, che dice Open Power for a Brighter Future. Speriamo che veramente da questa pandemia nasca un brighter future, grazie a tutto quello che ci esatto, siamo detto. Esatto. Beh, allora facciamo un applauso ai nostri ospiti, ai nostri relatori, ma chiamarvi relatori è limitativo, perché poi in realtà insomma avete dato degli spunti molto importanti. Grazie all'onorevole Massimo Romagnoli, grazie a Gabriele Giuliano, a Marzia Baldassarre, dottoressa Maria Cafasso, Michele Grazioli e Costanza Barbara Tarola. Grazie mille davvero per le vostre testimonianze. Prego.